Salve ragazzi, sono io Battlecroma e oggi vi mostrerò un video abbastanza strano per tutti voi che oggi vi mostrerò un video dove presenterò il mio disegno. Parliamo del disegno che è rappresentato da un personaggio di High School di Bourne, uno dei tanti anime che sto seguendo, che parliamo di Kuroka. Kuroka, adesso vi parlerò del personaggio e poi metterò le immagini del disegno. Kuroka è un personaggio abbastanza uscito da questa serie nella terza stagione dell'anime, e che è mezzo. Prima era uno spirito gatto e poi, uccidendo il loro il capo, il suo allevatore, il suo padrone, è diventato un demone completo. Lei è anche la sorella maggiore di Koneko, che è sempre stata fino a tutte e tre le stagioni. Koneko è la ragazza con i capelli d'argento che vedrete sulla prima parte della presentazione. E vi posso dire altre cose, che Koneko farebbe parte di una sottospecie di gruppo dove sono raggruppati tutti i peggiori criminali, che è capitanata da un personaggio abbastanza curioso che è stato presentato da High School Days di New. Non vi posso dire chi è, perché sarà forse lui il prossimo personaggio del disegno che farò. Iniziamo a farvi vedere i disegni. Allora, questa è la prima parte del disegno dove raffigura Kuroka nell'episodio 3, dove sta lanciando, mi pare, un incantesimo con una magia di spiritica contro Isse. Allora, è vista da distanza, la coda non si vede abbastanza, ma la vedrete tutta completa nel disegno. Questa è la prima parte. Sempre dall'episodio 3 prendiamo questa scena, sempre dell'episodio 3, dove è stata colpita da Isse in forma Balance Breaker, in forma Drago Rosso. Poi vedremo un bel primo piano del viso in senso prospettico. Non mi ricordo da quale episodio l'ho presa del video, ma mi pare la 4, la 5 o la 6, non mi ricordo bene. Quindi dopo ve lo scriverò in descrizione dove l'ho presa. Per ultimo ho preso l'occhio, perché l'occhio è sempre utile per farvi capire com'è l'occhio del personaggio. L'ho preso sull'episodio, mi pare, 7-8. Mi pare il 7 però, dove incontra Isse e gli chiede una cosa che non ve lo dirò. Andatevelo a scoprire nell'episodio 7. Questo è il disegno tutto completo e non c'è gli sfondi. Vedrete che si vede la coda tutta completa, che ha due code. E il mio piccolo vizio è che non mi piace fare gli sfondi, ma sto cercando di provarci a farli gli sfondi, ma non su questi disegni, perché sono disegni dove faccio vedere un paio di prospettive del disegno del personaggio tramite un video. Quindi sì, è così quello che faccio. Questo è il video, è tutto ragazzi, ci vediamo a un prossimo video dove cercherò di caricare il video del secondo dungeon di Runox. Ciao, ciao, al prossimo video ragazzi.